Buonasera, mi chiamo Enrico Panini, sono assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli. Vi porto i saluti del Comune di Napoli, i saluti di Luigi De Magistris. Un abbraccio a tutti voi e i nostri saluti sono saluti militanti, non solo di una città straordinaria anche dal punto di vista dei temi che questa sera stiamo trattando e che ancora di più tratteremo alla metà del mese di maggio, ma è una città che porta un saluto militante. Non vi ospitiamo e basta, ma concretamente cerchiamo, essendo un ente locale, quindi cercando di fare il nostro mestiere, di dire che sul terreno del lavoro delle amministrazioni comunali si possono fare delle cose. Si possono nominare le insegnanti di scuola materna ed elementare, anche quando si è in dissesto economico e finanziario, perché la scuola pubblica è una risorsa e la Costituzione dice che va garantita sempre e comunque, in ciò respingendo quell'economicismo un po' piatto per cui a fronte della crisi bisogna sempre arretrare e buttare al macero i diritti delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine. Siamo un comune che oggi ha organizzato una straordinaria iniziativa mettendo insieme i sindaci di oltre 100 città che hanno detto che lo sblocca Italia non va bene, perché si fa presto a fare cassa sugli enti locali e quindi di conseguenza sui cittadini. Ma in realtà se si assolvono e si mettono in positivo alcuni dei conti dell'economia, si mettono in negativo le vite delle donne e degli uomini, e questo è inaccettabile. È una città che dice che non accetta il commissariamento perpetuo, non accetta di avere da 2 anni un commissario nell'autorità portuale perché le beghe fra partiti e correnti non di rilanciare il porto di Napoli, che non accetta che un territorio straordinario come Bagnoli venga commissariato espropriando il comune, le donne e gli uomini di Napoli di decidere di che cosa fare di quel territorio straordinario. E fa sorridere, se così si può dire, il fatto che si dica che quel provvedimento è connesso alla necessità di fare in fretta perché in questi anni si è perso tempo. Peccato che siano passati 8 mesi e per nominare una persona ancora non si è deciso. Si sappia che oltre alle parole noi facciamo seguire i fatti. Su ognuna delle cose che vi ho detto, lo dico a voi tutti, noi agiremo in modo coerente. L'abbraccio è a voi. L'abbraccio in particolare in questo brevissimo intervento è una persona che io considero straordinaria come Maso Notarianni. Sono cresciuto in una fase della mia vita leggendo e studiando gli articoli di un papà straordinario come quello che lui ha avuto la fortuna di avere, Michelangelo Notarianni, un uomo che nella storia del Partito Comunista Italiano ha rappresentato alcune pagine assolutamente straordinarie e poi che ha avuto la forza di uscire dal Partito Comunista Italiano pensando che quel modello non andasse bene, che occorresse invece percorrere nuove strade. Poi in un'altra fase della mia vita l'ho incrociato parlando di scuola, di cultura, di famiglia, di un mondo diverso, e ritrovarlo qui, devo dire, dal punto di vista politico, ideale, dei sentimenti, ma anche di tanti che non rinunciano a dire se è fatto tardi, il mondo è brutto, mi ritiro a casa, significa che davvero ancora Maso e tutti voi ci sono tante speranze perché il mondo cambi. Ho concluso. Expo vero comincia oggi. Comincia oggi da Expo dei Popoli. In realtà il tema nutrire il pianeta significa mettere in discussione radicalmente un modello di crescita basato sullo sfruttamento, basato sulla convinzione che il mondo sia una risorsa eterna data a tutti, basato sul fatto che ci sono milioni di persone che non riescono a mettere insieme un piatto di minestra al giorno e persone che invece sono in contrasto, devono contrastare l'obesità, una diseguaglianza bestiale, inaccettabile, che si ripercorre spesso nell'uso della criminalità. Che cos'è la terra dei fuochi in questi territori, o nello sfruttamento bestiale delle donne, degli uomini e della manodopera? Da questo punto di vista, nutrire il pianeta significa cambiare un modello di crescita che si è basato esattamente sugli elementi che ci hanno portato a questa crisi. E nessuno di noi deve essere profeta di sventura, dobbiamo essere profeta invece di una nuova ricostruzione, ma pensare che dentro ad oggi
7 miliardi circa di donne e di uomini. Le contraddizioni sono queste, il pianeta per molti versi è esausto. Se nel 2050 saremo, come dicono le statistiche, 9 miliardi, significa che se le politiche non cambiano radicalmente, se non cresce un nuovo protagonismo e una nuova dimensione, allora il tema del cibo, dell'acqua, dell'aria diverranno le nuove fonti di guerra fra le donne e gli uomini. Comune di Napoli, su questi temi è impegnato. Noi abbiamo sottoscritto una serie di protocolli e di azioni concrete per combattere lo spreco alimentare. Nelle nostre mense scolastiche, in mezzo a tante difficoltà, abbiamo costruito sul tema dell'alimentazione, sul tema dei prodotti a chilometro zero, sul tema del riciclaggio, della riconversione delle singole aziende, ma nello stesso tempo anche dei prodotti utilizzati, abbiamo scritto pagine importanti che mettiamo umilmente a disposizione di ognuno perché da lì si possa partire per andare avanti. Soprattutto noi pensiamo di aprire nei prossimi mesi una campagna sugli stili di vita, perché di nuovo gli stili di vita significa non solo come ci si nutre, come si rispetta il lavoro come diritto, come si rispetta il fatto che le donne e gli uomini abbiano un progetto, come si rispetta il fatto che di nuovo il contrasto allo sfruttamento diventa uno degli obiettivi principali per scrivere pagine nuove insieme. E quando si viene a Pompei e non si ha il coraggio di dire una parola sul mezzogiorno e nel frattempo si accetta che Whirlpool se ne esca, ma il problema non è Whirlpool, care amiche e cari amici. Il problema è che contemporaneamente un'azienda quasi di Stato come Finmeccanica sta chiudendo 11 stabilimenti in Regione Campania, 6.500 operai e operaie e 20 donne e uomini dell'indotto. Si fa presto, giustamente, a spendere parole su Whirlpool, si fa molta più fatica a spendere parole quando le aziende dipendono direttamente dalle politiche del governo. Fare politica non significa solo essere giovani, significa essere coerenti nei fatti e nelle parole e soprattutto rispettare la costruzione di un nuovo progetto di società e di vita. Grazie e buon lavoro a ognuno di noi.